Nevica su Old Trafford, giornata che si preannuncia particolarmente impegnativa per i muscoli dei 22 in campo, chiamati agli straordinari su un terreno che sarà certamente pesante. Amici appassionati di grande calcio, un caloroso saluto da parte di Piero Gipardo e Lelia Dani. Benvenuti a questo match, non mancano i presupposti per divertirci. L'idea di rimanere delusi da questo grande match non ci sfiora nemmeno. Si affrontano Man United e Paris Saint-Germain. È sempre un piacere lavorare al tuo fianco, Pierre. Devo dire che si respira un'aria elettrizzante sugli spalti. La voglia di vedere come andrà a finire tanta. Si prospetta una partita a dir poco notevole. Questa è la formazione titolare, eccola in grafica, del Manchester United. De Gea in porta, Maguire a comporre il pacchetto arretrato con Varane, Paul Pogba insieme a Fred come interno di centrocampo, occhio là davanti a Cristiano Ronaldo. Questa è la formazione iniziale del Paris Saint-Germain. Gigio Donnarumma tra i pali. Sergio Ramos a comporre la linea difensiva con Marquinhos. Neymar insieme a Leo Messi a centrocampo. E davanti Kylian Mbappé, unica punta. Tanti investimenti in questi anni per il Paris Saint-Germain, che ha dominato quasi sempre in patria, ha avuto qualche delusione a livello internazionale. Sì, su tutte resta la macchia del clamoroso 6-1 subito dal Barcellona negli ottavi della UEFA Champions League del 2017. Lì gettarono al vento una qualificazione che sembrava già in tasca dopo il 4-0 al Parco dei Principi. È il Paris Saint-Germain che può gestire il primo pallone della gara. Viene avanti palla al piede. Conclusione che si è persa abbondantemente sul fondo. Viene ripreso dai compagni perché non tutti hanno apprezzato la sua decisione. C'è stata una deviazione, sarà rimessa con le mani. Prosegue la sua avanzata. Ed è proprio un autogol. Replay impietoso. Non mi pare abbia colpe particolari, sono incidenti che capitano. Autogol che rischia di pesare anche psicologicamente sulla partita. Occhio a Cristiano Ronaldo. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. E arriva la firma di CR7. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Ne è scaturita una conclusione imparabile di CR7. Tesa, raso terra. Sono i tiri più difficili da prendere per il portiere. E il tecnico a bordo campo lo vedi come è soddisfatto per il pareggio. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Cerca la profondità Bruno Fernandes. Buona l'intuizione. Il portiere gli ha negato l'ennesima gioia personale di questo match. Sperava di festeggiare di nuovo, ma sarà per la prossima volta. Marco Verratti. Ecco Ander Herrera. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Va via alla grande, intercetta il tiro,
interessante per scavalcare la difesa. Tocco verticale per Cristiano. È arrivata la rete del vantaggio. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Situazione di 2 contro 1 che ha poi permesso di infilare il portiere. È lasciato troppo solo nella circostanza.